ottava ed ultima da San Paolo, si va 14 al via, sempre i Gentleman Drivers. Rimane fuori dalla griglia l'11 di Fireborgi, che ha problemi di meccanica, perde così il lancio e va via così il mezzo meccanico, e allo stacco dall'interno Nordbook, che cerca di mantenere lo steccato dietro Norok, che prende buona partenza. Indianapolis Trio si accoda alle spalle di Nordbook, il lancio in 13-3. Ora all'esterno è rimasto il numero 7 di Lupin B con Leonardo Vastaro, che va subito a chiedere strada. Lupin B che in breve arriva a salchi di Nordbook, vediamo se c'è il disco verde, e Lorenzo Costantini sceglie così di correre all'attesa. Gradualmente riprende in mano il suo allievo e all'altezza dei 400 in 27-3. Leonardo Vastaro che si installa così al comando all'uscita della prima piegata. Lupin B che ancora non ha completato la manovra, qualche difficoltà nella curva, poi al passaggio davanti alle tribune Lupin B che va a rilevare definitivamente il 2 di Nordbook. Si procede così dopo 600, comunque in 42-4 Lupin B davanti al Nordbook, quindi Indianapolis Trio, treno esterno capeggiato da Giant Demon che si porta in schiena Nine Flare to Wise, gli 800 in 57-3. Cavalli così a 7,50 dal palo con Lupin B e Nordbook che sono staccati di 4-5 lunghezze dal gruppo, preceduto da Indianapolis Trio. Prova a prendere la via del largo Norok in anticipo su Giant Demon. Norok che cerca di accorciare un po' la distanza, il chilometro comunque in 1,12,9, andatura veramente proibitiva quella tenuta da Lupin B, che all'imbocco dell'ultima curva cerca di conservare quante più energie, ma è molto richiesto da Leonardo Vastano. Sta arrivando il Sauro della Flavium all'esterno, Norok e Giampaolo De Caro che vengono comunque ad appariare il leader all'uscita dall'ultima piegata. La frazione in 16-2, parziali invertiti, ma Norok che cerca di difendersi dal 12 di Nine Flare to Ice. Norok contro Nine Flare, Norok fin sul palo che viene a vincere nei confronti di Nine Flare to Ice. Per il terzo ancora un ottimo Lupin B. Rivediamo quindi le ultime battute, 1,59,8 il totale, 1,14,9 la media chilometro, il successo per il Sauro della Flavium in training Vittorio Ballardini, Giampaolo De Caro in sediolo. E rivediamo le immagini per il secondo, dovrebbe essere appunto il 12 di Nine Flare to Ice a precedere Lupin B, 1,12,7 il probabile ovviamente ufficioso dall'ultima del San Paolo. È tutto, Mauro Galandrini, ovviamente Matteo Muccichini, lo staff del